qualcuno in quel momento di confronto libero dagli obblighi di scrittura che anticipa l'uscita delle pagine, l'uscita del libro, ci ha fatto notare come passione e ragione non possano e non debbano stare all'interno della stessa riga, soprattutto se quella riga è il sottotitolo del nostro libro. Io credo che al contrario non sia così. Il nostro scopo, le nostre pagine sono mosse da passione, una passione che però non può essere in alcun modo anarchica, una passione che deve essere sempre confermata dai dati e verificata nel momento in cui la rendiamo pubblica. Ecco che quella passione diventa una passione responsabile. So che potrebbe suonare autoreferenziale o arrogante, ma io adoro questo libro, ne adoro la consistenza, ne adoro le posizioni espresse dagli autori e dalle autrici, anche quando non in pieno accordo con la mia singola posizione. Questo libro non sarebbe esistito senza la presenza dei due libri che lo precedono, il libro bianco sulla comunicazione ambientale e l'anello mancante. Di fatto questo libro è un libro di vetta. Sapete cosa sono i libri di vetta? Sono dei fogli, dei brogliacci che troviamo sulle cime dei monti e che solo chi è riuscito a raggiungere la cima ha il privilegio di consultare e di arricchire. Nel tempo ne ho letto qualcuno anch'io e accanto a dediche appassionate ci sono anche freddi elenchi relativi alle difficoltà di ascesa del monte. Sono dei documenti fantastici perché riescono a coniugare sentieri narrativi molto molto diversi, timbri narrativi molto diversi tra di loro. Questo è un libro di vetta, moltiplicato per 50 parole, moltiplicato per 34 tra autori e autrici. Ecco, io sono sicuro che anche voi lo adorerete, nello stesso modo in cui l'ho adorato io, in cui mi è piaciuto assemblarlo, costruirlo insieme a Sergio Watzler. Questo è il nostro libro, questo è il nostro stile, questo è il nostro metodo. Ve lo offriamo, perché tutti noi sappiamo che a voi spetterà l'ultima parola.